that I'm addicted to the internet. Would've been nice. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video vlog. Oggi è mercoledì 22 giugno 2022 e i maturandi lo sapranno bene, oggi è un giorno molto particolare perché oggi ci sarà la prima prova scritta delle tre prove che quest'anno compongono l'esame di maturità e sarà il tema di italiano, sarà chiaramente comune a tutte le scuole questa prova. Vi dico già che è prestissimo, nel senso che sono le 7 e 7 minuti, ecco qua, e noi iniziamo la prova alle 8 e mezza, ma mi vedete già quasi pronta, mi manca solo il trucco, ma farò qualcosa di leggero perché vado chiaramente a fare colazione con Anna e Charlotte. Ormai ragazzi la colazione funge da porta fortuna, quindi mi sto preparando e poi andremo. Allora, sensazioni, in realtà stamattina sono molto tranquilla, ero tra virgolette più agitata ieri sera, ma penso che ieri sera fosse stata una questione più di emozione positiva, perché avevamo anche festeggiato con i miei amici, siamo andati a bere uno spumante al parco, ma giusto per inaugurare la notte prima degli esami, quindi avevo quelle un po' vibes nostalgiche, felici, contente, però appunto allo stesso tempo avevo un po' di malinconia tra virgolette, perché sapevo che questo qui sarebbe stato il momento poi veramente in cui avrei concluso questo percorso, quindi un po' di emozioni contrastanti da loro, mentre oggi in realtà sono abbastanza tranquilla, anche perché è un tema, quindi sono abbastanza a mio agio, ecco, non sono particolarmente preoccupata. Spero che escano delle tracce che siano abbastanza sviluppabili e soprattutto che mi piacciono, perché più mi piace la traccia più chiaramente sono tra virgolette invogliata a fare meglio. Tra l'altro oggi la messa a fuoco mi sta abbandonando del tutto. L'unica cosa di cui sono un po' preoccupata è il caldo, perché penso che il caldo oggi sia il nemico più grande, nel senso che cioè fa veramente caldo. Oggi magari no, perché è un po' nuvoloso, infatti lo spero. Spero che continui così in modo che non ci sia proprio quel caldo asfissiante, perché altrimenti ho veramente paura. Perché sono 6 ore di tema, cioè chiaramente tu puoi usare fino a 6 ore. Io di solito nelle simulazioni le usavo, non dico tutte 6, ma almeno tutte 5 sì. E ciao ragazzi, io prendo la borsa e scappo. Faccio preesame, pre-entrata, sentimenti. Ok ragazzi, 15:55, io sono tornata a casa da poco, tra una cosa e l'altra abbiamo iniziato alle 9:07, quindi la scadenza era alle 3:07 e io praticamente mi sono presa tutto il tempo necessario perché ho consegnato tipo alle 3:05, una roba del genere. Tra l'altro mi sono ordinata un poké perché onestamente me lo sono meritata dopo 6 ore di esame, ma facciamo il punto della situazione. Tracce, ve le riassumo brevemente per chi chiaramente non avesse fatto l'esame. Prima traccia, Pascoli. Noi Pascoli non l'abbiamo fatto quest'anno, quindi appena ho letto Pascoli non ho nemmeno letto il testo, sono andata avanti e l'ho skippato così. Seconda traccia, Verga. Terza traccia era un testo di Liliana Segre, quindi sulle leggi razziali, la sua esperienza, la guerra, eccetera eccetera. Quarta traccia, sulla musicofilia, quindi sulla musica, ma non avrei saputo che cosa scrivere, quindi anche quello l'ho skippato. Quinta traccia, sui cambiamenti climatici, quello devo dire molto interessante. Poi c'era una traccia sul Covid, quindi punto di vista dell'economia, eccetera eccetera. E l'ultima traccia invece era tipo un testo sui social network. Rullo di tamburi, quale ho scelto? Contro ogni previsione ho scelto il testo di Verga. Perché? Allora ragazzi, io vi dico che in tutte le simulazioni che ho fatto in questi 5 anni di superiore non ho mai scelto un testo poetico. Ho sempre scelto o un testo argomentativo o espositivo. Però questa volta ho scelto un testo da analizzare, perché era quella dove avevo più cose da dire, dove avevo più collegamenti da fare. Poi Verga è stato uno degli autori che mi è più piaciuto, che vi giuro è stato un parto più che altro, perché avevo talmente tante cose da dire, da scrivere, che a un certo punto non sapevo più come organizzare le idee, come organizzare il testo. Poi fortunatamente, non so come, sono riuscita a fare secondo me anche qualcosa di abbastanza coeso, quindi ho scelto quello.
anche se era una novella che noi non avevamo studiato, ovvero Nedda, è stata comunque d'aiuto perché mi sono collegata a un sacco di cose, ho fatto collegamento con arte, uno con inglese, uno con francese, quindi devo dire che sono abbastanza contenta. Quindi ragazzi, pregate per me, chiaramente fatemi sapere voi che cosa avete scelto, e a questo punto non rimane che fare la seconda prova, che è domani, e per me che sono di un liceo linguistico sarà la prova chiaramente di inglese. Qui devo dire che sono un po' più timorosa, ci sono teoricamente due comprensioni e due produzioni. L'altra volta ero stata abbastanza stretta con i tempi, quindi questa volta non devo fare l'errore di prolungarmi troppo, spero solo vada bene. Niente, noi ci sentiamo domani. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 23 giugno 2022 e sono tipo le 7:20, io sto praticamente uscendo per andare a fare la seconda prova, nonché anche l'ultima prova scritta, poi chiaramente ci sarà l'orale. Però emozioni, cose, non sono tranquilla, nel senso che so che comunque è una prova dove tra virgolette le mie conoscenze hanno poco potere, perché chiaramente sono due comprensioni del testo e due produzioni del testo, quindi noi praticamente il linguistico, almeno la mia classe, anche le altre quinte del linguistico della mia scuola, non si sono preparate, credo, nessuno di noi. Anzi, ieri abbiamo fatto un incontro con la prof e ci ha detto proprio: io vi consiglio nemmeno di ripassare, perché chiaramente poi le conoscenze appunto che avete c'entrano poco. Spero solo vada bene di capire tutto ciò che c'è scritto, di scrivere una roba decente e basta, ci riaggiorniamo post prova. Oggi fa veramente caldo ragazzi, oggi 19 e 17, io ragazzi mi ero completamente dimenticata di fare l'aggiornamento. Ho fatto un trigliardo di cose, tra cui anche riposarmi, perché oggi dopo la prova ero veramente provata. Ma anyway, com'è andata? Vi spiegano innanzitutto che le nostre prof, dico le nostre perché erano la prof della mia classe più la prof delle altre due sezioni del linguistico, avevano preparato tre buste, e di queste tre buste chiaramente c'erano tre prove diverse. È stata estratta, se non sbaglio, a quanto mi hanno detto, la seconda busta. Io non so veramente chi l'abbia estratta, qualcuno che comunque ha la mano angelica, perché tra tutte le prove che ci potevano capitare è capitata la più facile. Perché dico questo? Come vi ho spiegato stamattina, c'erano, anzi, ci sono state due comprensioni e due produzioni scritte. La comprensione, una delle due comprensioni, era un testo di letteratura che noi abbiamo studiato, ovvero Frankenstein, che non solo noi abbiamo studiato in inglese, ma abbiamo anche letto come il libro delle vacanze in italiano, quindi io praticamente ce l'avevo impresso in mente. Tra l'altro ieri, non mi ricordo a chi, faccio tipo, forse a Charlotte, a Nicola, ho detto: magari uscisse Frankenstein. È uscito lui, stracontenta. La seconda comprensione era una specie di narrazione sulla guerra in Ucraina, e anche questa è stata, devo dire, abbastanza semplice. C'era forse qualche domanda un po' così, però anche lì spero di aver fatto bene. E poi c'erano le due produzioni scritte, una legata alla letteratura e al mondo della lettura, e l'altra legata al progresso e quindi al tema di Frankenstein. Sulle comprensioni spero di aver scritto bene, di non aver scritto delle particolari cagate e di non aver fatto troppi errori di grammatica. Avevamo a disposizione 6 ore, io personalmente ne ho utilizzate 5, quindi rispetto a ieri diciamo che ci ho messo meno tempo. E devo dire che chiaramente non so ancora i risultati, però così a pelle mi sembra essere andata meglio. Spero di non gufarmela, io lo so che me la gufo. Mi sembra comunque essere stata più facile della simulazione che avevamo fatto tipo ad aprile. Quella che avevamo fatto ad aprile, ragazzi, è difficilissima. Infatti speravo non fosse così difficile come quella che avevamo fatto. Poi vabbè, durante la simulazione c'era capitato anche un testo che non avevamo fatto, un po' particolare perché ha una narrazione un po' strana, quindi vabbè. E dopodiché rimane l'orale, che chiaramente non vi spoilerò perché sono super scaramantica su queste cose. Quindi niente ragazzi, questa è stata la mia avventura con le prove scritte di quest'anno. Quindi ragazzi, fatemi sapere anche voi com'è andata la vostra seconda prova, in generale come sono andati questi due esami scritti. Detto ciò ragazzi, grazie per avermi seguito in questa mia avventura, che ancora non è terminata, ma terminerà non tra tanto. Se vi va, seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo